sarebbe, no, sarebbe contro, una cosa non etica da parte mia, cioè io ho persone che mi danno delle informazioni ma che per motivi loro vogliono rimanere riservati. Io farei un'altra logico cosa. Logico che davanti certo, a un magistrato certo, con i nomi, certo. Ma sono pronta a darglieli tutti. Non, certo. Anzi, alcuni sono anche disposti a venire con me dai magistrati, quindi non ho problemi. Quindi stiamo ancora registrando, vero? Questa va tutta, ecco, integralmente. Quello che ha appena detto, okay, veramente le fa onore. Assolutamente disponibile. No, no, ma io lo dico sempre. Io, vabbè, quindi alle zanzare, alle mosche, agli insetti vari, chiamatela. Però da uno spunto ancora maggiore, chiamate la Riccaboni e chiamate uno dei magistrati che sta indagando su questa vicenda e unite i corpi. Dice, dottor Rossi, guardi che la Riccaboni sta di una cosa che potrebbe essere una rivelazione, una grandissima fregnaccia. Vogliamo stabilire se è verità o bugia quello che dice questa signora? È semplice, lei è addirittura... Lei è disponibile anche chi le ha dato la fonte. Dal magistrato. No, vengono, esatto, alcuni, sì, vengono con me, appunto, non hanno nessun problema a esporsi davanti a un magistrato, certo, logicamente, certo, perché io non ho avuto problemi a metterci la faccia, perché sono convinta... Tu comunque andresti da un magistrato, questo da chi sta indagando, da chi sta indagando. Sì, sì, sì. Bene. Assolutamente. Sofia, grazie di cuore, noi ci sentiamo nel corso, grazie, della stagione radiofonica. Senz'altro sì, perché ripeto, lei sul suo blog tira fuori argomenti di grandissimo interesse e li affronta con il coraggio di cui si è appena resa protagonista. Buona giornata, sì, grazie a grazie te. Grazie, Sofia. Ciao, Sofia. Ciao.